Ciao ragazze, benvenute in questo nuovissimo video. Allora, oggi finalmente, dopo non si sa quanto, avervelo promesso, ma come dice il detto, meglio tardi che mai, faccio la review e il test, che non me ne vogliano le professoresse di inglese per la mia pronuncia di review, che giudicano il mio inglese sotto i video. Va bene, parentesi, lasciamo stare. Quindi faccio la review e il test di questa spazzola qui che da un periodo a questa parte sta avendo un successone all'interno del web, soprattutto su Instagram con le vendite, su Amazon, su Wish e come sapete ne possiamo trovare di diversi tipi, dalle più costose alle più economiche. Ho visto anche il video di Nicole che ha fatto la recensione su questa spazzola. Io l'ho comprata tantissimo tempo fa, quindi diciamo che non è una collaborazione. L'ho comprata io e il sito dove l'ho comprata, dove ho fatto anche un haul, e se non l'avete vista andatela a vedere. L'ho comprata su Wish, vi lascio giù nell'info box il link del prodotto in questione. E sì, questa è una spazzola lisciante economica, ovvero low cost, nel senso che l'ho pagata 21 euro e di questa marca la potete trovare anche su Amazon, eBay e comunque stanzi, girano su dai 20 ai 25 euro, massimo 30 euro. Siccome molte di voi me lo chiedono in chat, non vi dico quasi tutti i giorni, però molto frequentemente sull'utilizzo, sulla diciamo la funzionalità di questa spazzola, ho deciso di provarla insieme a voi. L'ho provata solo una volta. L'impressione è stata nì, nel senso può andare come non può andare, voglio dire, sì, 21 euro che potevo anche evitarmeli avendo una piastra abbastanza, diciamo, professionale. Quindi oggi vi farò vedere il risultato su questi capelli tutti spettinati, arricciati, mossi. Andiamo quindi a vedere insieme la funzionalità di questa spazzola. Allora, prima di tutto io ho scelto il colore rosa, anche se c'era mi sembra bianca e nera. E mi raccomando, quando andate ad ordinarla, di prendere, di selezionare la spina europea, perché ci sta la spina europea, la spina cinese, la spina americana. E quindi ho un terrore di questa cosa perché io ho selezionato. C'era tipo selezione A, selezione B, selezione C e mi sembra che questa era la B, ho messo la B appunto, però non so mai su questi siti se seleziono la casella giusta e quindi avevo il terrore che mi arrivasse con una spina diversa. Però fortunatamente mi è arrivata giusta, mi è arrivata dopo quasi un mese, ragazze. Quindi questa qui dicono che quando praticamente la passi sui capelli rilascia delle particelle, microparticelle in ceramica, quindi va a proteggere il capello, diciamo che non è così invasiva perché rilascia queste particelle in ceramica. A me si è spaccato un pomellino rosso al centro già. Quindi non so, forse mia sorella che l'ha utilizzata perché io l'ho utilizzata una volta. Allora, praticamente vi faccio vedere. Qui al lato ha tre pulsanti, uno per l'accensione e questo qua per regolare la temperatura. Mi sembra arrivi a una temperatura 220-250 gradi addirittura, quindi niente, non ci resta che provarla. Allora, io ho attaccato la spina, vado ad accenderla e appunto qua vedrete uno schermino azzurro che si accende digitale. Adesso sta aumentando i gradi, andiamo ad aumentarli. Sì, non arriva a 250, ma arriva a 230 gradi centigradi. Vediamo adesso la temperatura che sale e che ci dice appunto che si sta riscaldando. La lasciamo riscaldare per qualche minuto. Ho notato una cosa positiva di questa spazzola è che si riscalda in brevissimo tempo, davvero. E allora, per questo test io mi servirò di due elastici, di una mollettina e appunto di una spazzola. Quindi, intanto che si scalda, vado a pettinare tutti i miei capelli, così, per spicciarli tutti. Ora a dividere i miei capelli, a sezionare i miei capelli così, in modo tale da lisciarmeli bene tutti, arrotolo così e fisso con una mollettina e quindi comincio da questa estremità. Vado a
spazzolare bene questi capelli che andrò a lisciare per primi. Io, ragazzi, utilizzo questo metodo anche per farmi la piastra, quindi per cercare di lisciarmeli bene tutti. Allora, sta a 223 gradi, 24, 25 praticamente, sale di numeretti e già sento che si è scaldata in tempi lampo praticamente. Ok, adesso siamo arrivati a 230 gradi, quindi vado a testare la mia spazzola e la vado a passare così. Anche verso l'interno, esattamente così. Una volta spazzolata, finita di spazzolare la parte, devo dire che a differenza della prima volta che la provai, sono venuti molto molto meglio, ragazze, veramente. Guardate l'effetto. Adesso vado a rispazzolare con la spazzola la parte lisciata e vado con un elastichetto a legarla per non confondermi con le altre parti che adesso andrò a lisciare, e questo processo lo fate per ogni parte che slegate dalla cipolletta e che andrete quindi a lisciare. Ora un'ultima passata proprio su tutti i capelli, giusto per spazzolarceli un po'. Allora, ragazze, questo è l'effetto che mi ha portato, me la chiamano questa spazzola magica. Allora, come avete visto, io ho velocizzato un po' il video per non tenervi le ore. E non ci ho messo tantissimo, nel senso me li ha allisciati in circa 15 minuti, 10 minuti, e il risultato, come vi ho detto, non è proprio liscio, ma a me va bene così, nel senso a me non mi piacciono i capelli proprio tipo mortise. Adesso ce l'ho tipo mortise per farvi vedere l'effetto a differenza di prima. Allora, le impressioni sono state abbastanza buone questa seconda volta che l'ho testata, anche se mi ha praticamente, quasi come vi dicevo all'inizio, strappato i capelli. Sento, quando voi andate a passare, mi raccomando delicatamente, se no vengono via tutti i capelli. Mentre la stavo utilizzando si è staccato un altro, vedete qua, ci è creato tipo un vuoto, adesso si è staccato un altro tondino rosso, quindi che dire, è comunque low cost, economica, è cinese, giapponese, chi ne ha più ne metta, voglio dire, fa il suo per 21 euro. Diciamo che io non lo consiglio per le ragazze riccissime, ricce, perché non avrete risultati così ottimali. Magari sì, per 21 euro la consiglio alle ragazze come me, che sono abbastanza mosse, che hanno i capelli molto crespi, quindi magari la spazzola riscaldata va ad abbassare quel crespo, e magari, come vedete appunto nei miei capelli, ha avuto un effetto abbastanza lisciante, non ovviamente liscio liscio come la piastra, però alla fine per 21 euro, insomma, anche magari se vado in un viaggio, per non portarmi tutta la piastra mi porto questa spazzola, insomma, ragazzi.
Dipende da voi. Io ovviamente l'ho comprata perché la volevo provare, vedendo anche i vari video su Instagram, le cose. Poi ho scelto Wish perché ho visto Wish che ce l'aveva, mi fido di quel sito, quindi l'ho comprata su quel sito, anche perché ho visto che su Instagram i vari rifornitori di parrucchieri vendevano la stessa mia piastra, cioè non è che vendevano quella americana che vedete magari che costano un po' di più, vendevano la mia stessa piastra, però la vendevano a 34 euro, quindi io l'ho presa a 21 euro su Wish. E diciamo che non è un affarone, però insomma da questo test mi è sembrata abbastanza valida. Vi dico appunto per i contro, sono che perde queste palline rosse che mi ha strappato un po' i capelli. Secondo me non sono 230 gradi perché non scotta così, cioè io la posso toccare, insomma non sono secondo me 230 gradi, sono 230 gradi finti, insomma secondo me arriva a malapena a 120-180 gradi effettivi. Niente ragazzi, spero che questo video vi sia risultato utile, e se avete qualche informazione da chiedermi, commenti, mi raccomando, sempre giù nell'info box, leggete l'info box che vi metto il link del prodotto visto in questo video, utilizzato in questo video. Spero che vi sia piaciuto, spero che vi sia piaciuta questa review. Se ne avete altre da chiedermi, fatemelo sapere giù nei commenti. Vi svelo che presto arriverà anche la review della piastra, quella ad onde larghe, quindi vi farò vedere come crea l'effetto della piastra delle onde larghe. Vi esorto ad andarmi a seguire su tutti i miei social, Instagram, pagina Facebook, Instagram per le candele, dove su Instagram vi ricordo che c'è un giveaway in corso per i 5000 follower, quindi vi mando un bacio, ci vediamo al prossimo video e ciao!